Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. In Valle d'Aosta stanno procedendo con gli scrutini. Sapete che la Val d'Aosta è una regione a statuto speciale e quindi il presidente della regione viene eletto dopo aver eletto i partiti. Quindi chi vince le elezioni potrà eleggere il presidente della regione. Non è così nelle altre regioni dove c'è l'elezione diretta del presidente di regione, ma vediamo che in Val d'Aosta le sezioni scrutinate sono circa la metà, 72 su 151 e la Lega è il primo partito con il 23,92%, mentre le altre liste civiche di sinistra hanno il 15,46%. Mentre in Toscana il dato definitivo ormai è che Giani ha vinto la presidenza della regione con il 48,62% e la Ceccardi è con il 40,45% e il Movimento 5 Stelle al 6,40%. Quindi la distanza definitiva tra Giani e la Ceccardi è esattamente del 8,17%. Mentre in Puglia vediamo che Emiliano finisce con il 46,78%, del candidato del centro-sinistra, che è il nuovo presidente della regione, cioè era quello uscente che è rientrato. Mentre Fitto del centrodestra ha il 38,93. Quindi la distanza in Puglia, facendo il 46,78 meno il 38,93, la distanza è di 7,85 punti percentuali. Mentre la candidata La Ricchia del Movimento 5 Stelle ha l'11,12%. Mentre in Veneto, Luca Zaia ha il 76,79%, candidato del centrodestra e il presidente della regione, che era il presidente riconfermato, mentre Lorenzoni del centro-sinistra si ferma al 15,72%. La distanza esatta tra i due candidati è del 61,07%, mentre Cappelletti del Movimento 5 Stelle ha il 3,25%. In Liguria Totti arriva al 56,13%, candidato del centrodestra, quindi governatore confermato, mentre Sansa, esponente di centrosinistra più Movimento 5 Stelle, arriva al 38,90%. La differenza tra il centrodestra e il centrosinistra è del 17,23%. Mentre nelle Marche vediamo che Acquaroli chiude con il 49,13%, candidato del centrodestra di Fratelli d'Italia, mentre Mangialardi del centrosinistra si ferma al 37,29%. La differenza tra i due è dell'11,84%. Mentre Marco Relli, di una lista civica, raggiunge l'8,62%. In Campania abbiamo De Luca che si ferma al 69%. Vediamo la sua distanza con il suo chiamiamolo avversario. Quindi in Campania abbiamo De Luca con, perché il dato è sparito. Allora, Campania De Luca con il 69,48, mentre Caldoro del centrodestra chiude con il 18,06, una distanza addirittura del 51,42%, mentre il candidato del Movimento 5 Stelle Ciarambino raggiunge il 9,94%. Quindi il risultato finale di tre regioni,
3 a 3. Non è propriamente un pareggio perché la sinistra perde una regione e il centrodestra ne guadagna una. Quindi effettivamente il centrosinistra perde in queste elezioni. Non perde come quello che era pronosticato due regioni, ma ne perde una. Mentre il Movimento 5 Stelle, possiamo fare una media del 9,94 in Campania più l'8,62 nelle Marche. Poi abbiamo, nella Liguria non possiamo contarlo perché sono andati insieme, poi abbiamo il 3,25 nel Veneto, poi abbiamo l'11,12 in Puglia e il 6,4 in Toscana. E quindi in queste 5 regioni il Movimento 5 Stelle ha una media del 7,86%. Quindi a livello nazionale i sondaggi danno il Movimento 5 Stelle tra il 15 e il 18%, mentre i voti reali nelle regioni danno il Movimento al 7,86%, cioè esattamente la metà di quello che dicono i sondaggi. O i sondaggi sono fasulli, o c'è qualcosa che non torna. Ma adesso andiamo a vedere cosa succede nelle comunali. Nelle comunali vediamo che a Venezia il centrodestra è avanti con il 57,3%, mentre il centrosinistra è al 28,3%. A Reggio Calabria abbiamo il centrosinistra in vantaggio col 36,3%, mentre il centrodestra con Mincucci al 34,5%, a Trento abbiamo Iannaselli col 53,6%, mentre il centrodestra al 30,5%, a Mantova abbiamo davanti il centrosinistra col 71,6% e Rossi del centrodestra al 22%, mentre a Lecco abbiamo il centrodestra avanti con il 48,9%, mentre Gattinoni centrosinistra al 39,6%. Ad Arezzo abbiamo il centrodestra davanti con il 49,1% e Ralli del centrosinistra al 33,8%. Mentre dalle altre città abbiamo Bolzano, centrodestra avanti di pochissimo col 34,4%, mentre Caramaschi del centrosinistra al 34,2%. A Crotone davanti centrodestra con 48,5% e voce della lista civica al 24,6%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.